nostra arma è quella di fare la partita. Dopodiché il ritmo gioco si vedrà in campo, a seconda di quello che è necessario, cercheremo di adattarci e di affrontare l'avversario per quello che abbiamo bisogno per poter realizzare, insomma, il nostro obiettivo, che è sicuramente di vincere. Il fatto di avere un giorno in meno di riposo, loro hanno giocato il giorno prima, può essere condizionante per la Feral Pisciolò, può essere un aspetto negativo. Può essere, sicuramente, avendo un giorno in meno, non è da tutti, però i ragazzi stanno lavorando bene, il prof li sta mettendo in condizione di poter recuperare nel modo giusto e speriamo di essere al 100% per domani. Organizzazione prima di tutto, poi hanno giocatori anche esperti, più un buon centrocampo e un attacco invidiabile. Neto Pereira è il complemento della squadra, perché ci sono molti altri giocatori all'indietro che lavorano per lui e C'è lavorano anche la molto punta di bene. diamante Neto Pereira. Ha delle giocate importanti che possono mettere in difficoltà chiunque. Voglio fare i 3 punti come sempre. Il fatto che il mestre non cambia nulla, per noi cerchiamo di andare in campo sempre con la nostra mentalità, con la nostra voglia di fare il risultato pieno e poi il campo parlerà. Ottimo 0-0 di Teramo, è un punto buono per dare continuità ai risultati e da poter migliorare l'autostima e la fiducia del tutto il gruppo, quindi ci aiuterà sicuramente ad affrontare le squadre in modo più aperto. Una squadra dove può mettere in difficoltà chiunque, soprattutto in quello stadio, su quel terreno di gioco che non è facile per nessuno. Abbiamo affrontato una squadra dove che era agguerrita, abbiamo tenuto testa, abbiamo fatto bene, ci è mancato solo la realizzazione, basta. E rientra Raffaello Vai in che viene in panchina. panchina, è a disposizione. E Caglioni si è rimesso perfettamente in sesto, Sì, Caglioni. ha recuperato benissimo, Quindi il suo, non c'è nessuna. nessun problema, nessun allarme, niente.